Perché la banca necessita di quasi 2 mesi per confermarti che puoi ottenere il mutuo per l'importo che ti serve? Che tipo di analisi effettua? La banca effettua 4 tipi di verifiche. Una volta che ha tutta la documentazione, ti valuta dal punto di vista reddituale. In pratica ti dice: ti puoi permettere di sostenere il pagamento della rata mensile in base a quello che guadagni? Effettua delle indagini sull'azienda per la quale lavori. Se l'azienda per cui lavori naviga in cattive acque, e magari tu neanche lo sai, la banca non ti accorderà un mutuo. La terza verifica che effettua è quella che ha lo scopo di effettuare un'indagine sulla tua storia finanziaria. In sostanza è come se ti chiedessero: hai sempre pagato regolarmente tutti i debiti che hai avuto? Ricordo un mio cliente che per beneficiare di una scontistica importante sul suo abbonamento annuale in palestra, la palestra stessa gli aveva proposto una formula finanziaria rateizzata. In pratica ha acceso un piccolo finanziamento. Parecchi anni dopo, nel momento in cui cercava casa, quando ha richiesto il mutuo, è saltato fuori che aveva pagato in ritardo una mini rata e per questo motivo era stato inserito nella lista dei cattivi pagatori della CRIF, che è la centrale rischi dove ognuno di noi è schedato. Questa è la ragione per la quale nessuna banca gli accordava un mutuo, se non con l'intervento di un ulteriore garante. In questo caso, fortuna per lui, sono intervenuti i genitori a contribuire per il figlio che aveva già sottoscritto il preliminare con una caparra sostanziosa che avrebbe potuto perdere. Quarta indagine che effettua la banca è relativa all'immobile che intendi acquistare. Esce un perito incaricato dalla stessa che si accerta che l'immobile che intendi acquistare sia dal punto di vista catastale che urbanistico sia regolare. Inoltre andrà a verificare che il valore commerciale dell'immobile sia tale da garantire l'ipoteca che iscriverà la banca. Nel prossimo video parleremo della predelibera di mutuo e di quali sono i vantaggi che ti può portare l'ottenerla. Sentiti libero di chiedermi qualunque cosa attraverso un tuo commento oppure contattandomi direttamente. Ciao ciao!